ministra Salvini, ancora una volta con le imprese e contro i lavoratori. I lavoratori dei trasporti in Italia sono i peggio pagati in Europa. Vogliono scioperare per migliorare le proprie condizioni e le condizioni del trasporto pubblico locale, che diciamocelo, in molte città fa veramente. Hanno deciso quindi di scioperare per 24 ore. Il ministro Salvini che cosa fa? Ascolta le imprese e decide di vietare questo sciopero, di ridurlo a sole 4 ore. Le motivazioni sono esilaranti, se non fossero tragiche. Non si può scioperare perché è dicembre e fa freddo. Non si può scioperare perché siamo sotto Natale e ci sono tanti turisti per strada. Non si può scioperare perché durante le feste di Natale non si può scioperare. Ecco, questa è la realtà di un paese che non attacca semplicemente il diritto allo sciopero dei lavoratori dei trasporti, ma il diritto alla protesta di tutti i lavoratori e le lavoratrici. E la protesta, gli scioperi, i picchetti, le manifestazioni sono state le uniche armi nel corso della storia che hanno permesso al movimento dei lavoratori e delle lavoratrici di conquistare ogni diritto che hanno oggi. Se abbiamo le ferie, se abbiamo il diritto alla malattia, se abbiamo in alcuni settori degli stipendi che non sono proprio da fame, lo dobbiamo solo alle battaglie che i lavoratori e i sindacati hanno portato avanti nel corso degli anni. Oggi il sindacato Unione Sindacale di Base sfida il ministro Salvini e dice: noi non accettiamo il tuo divieto, noi sciopereremo per 24 ore. E noi oggi siamo con Unione Sindacale di Base e con i lavoratori che non accettano i ricatti, non solo per difendere se stessi, ma per difendere la maggioranza della popolazione, che è quella che ogni giorno si muove sugli autobus, sulle metropolitane, grazie al trasporto pubblico. Un trasporto pubblico che va migliorato nell'interesse dei lavoratori, delle lavoratrici, dei cittadini e delle cittadine, ma anche del nostro ambiente, perché nelle nostre città serve un trasporto pubblico che funzioni e che sia al servizio della gente comune.